Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. A 5 anni dalla scomparsa del sindacalista Filiberto Gargamelli, alla Fattoria della Legalità di Isola del Piano, il sindacato pensionati CGIL provinciale ha organizzato un incontro con Don Luigi Ciotti e Ivan Pedretti, segretario generale nazionale dell'OSPI CGIL. Gargamelli aveva contribuito a fondare e a sviluppare la Fattoria della Legalità. 5, 10, 100 passi. Allora, dopo 11 anni, era luglio del 2011, quando Don Ciotti venne qua, che ci era stato assegnato questo bene confiscato alla criminalità organizzata. Sono passato, come dicevo, 11 anni e oggi rinnoviamo con la presenza di Don Ciotti l'impegno per questa struttura. Naturalmente abbiamo bisogno dell'aiuto della Regione Marche con un finanziamento che ci era stato dato e che mi hanno detto che verrà rinnovato, ma questo va aggiunto anche un contributo che ci hanno detto che ci farà avere l'OSPI CGIL, il sindacato dei pensionati. Ecco, noi vorremmo che questo luogo qui veramente torni ad essere un luogo di incontri come è sempre stato e che abbia finalmente la possibilità di riportare delle persone a vivere all'interno della struttura, perché come dicevo io, fin tanto che alla sera, di notte, non ci sarà la luce accesa che dimostra che qui è ritornata vita, non avremo vinto. Solo quella volta avremo vinto e riusciremo veramente a fare tantissime cose. Questo è stato il primo bene assegnato nella Regione Marche, è stato confiscato nel 2000, l'operazione Sciacallo è del 2002, il bene viene confiscato e assegnato al Comune di Isola del Piano nel 2005, poi viene riassegnato nel 2011 perché diverse particelle di terreno che erano qua vengono messe insieme e viene riassegnato nel 2011, a gennaio del 2011, e il primo campo che abbiamo fatto con Estate Liberi è stato a luglio del 2011 e nel 2028 luglio Don Ciotti è venuto qua a darci la sua benedizione e a infonderci coraggio. Ma più che ripartire, per dare continuità, e credo che dobbiamo a volte fermarci a riflettere, capire oggi in questo momento storico che cosa possiamo fare e che cosa dobbiamo cambiare. Molte delle cose belle, importanti e positive che abbiamo realizzato in questi anni non reggono più l'urto del tempo. Nel cambiamento che sta avvenendo attorno a noi è necessario anche interrogarci rispetto ai nostri impegni per la legalità, per la giustizia, per le politiche sociali, per gli interventi contro le forme di illegalità, contro la corruzione, la dimensione educativa, la dimensione culturale, la dimensione sociale. È necessario oggi uno scatto in più da parte di tutti. Quello che abbiamo fatto è stato in questi anni importante, fondamentale, ma oggi non basta più. Deve essere sistemato, reso ancora più efficace, più efficiente. So che la Regione era disposta a mettere dei soldi, forse quelle cifre oggi con quello che sta avvenendo non sono sufficienti per evitare di fare delle cose a metà. Apprezzando il gesto, il significato, questo è un bel contributo di una regione per la legalità, soprattutto nel un segno di contrasto alla criminalità, perché questo è un bene confiscato a chi aveva scelto il malaffare.